Un'altra struttura sta per essere inaugurata nella nostra diocesi. Si tratta del nuovo centro parrocchiale La Fenice, nominativo assegnatogli perché riemerge dalle ceneri dove un tempo sorgeva il vecchio cinema, demolito poi nel 2016. La struttura, che sorge dietro la chiesa San Apollinare di Lucrezia, nel comune di Cartoceto, sarà inaugurata sabato 24 giugno a partire dalle ore 18 con una serata di iniziative. Presenti alla conferenza di presentazione l'architetto Giorgio Battisti e l'architetto Giuliano Panaroni, il referente del centro parrocchiale e addetto alla manutenzione Filippo Cardoni e il parroco Don Marco Mascarucci. L'evento dell'inaugurazione comincerà con la liturgia eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Armando Trasarti e dopo la messa ci recheremo davanti al nuovo centro pastorale e lì avverrà la benedizione del centro, poi i saluti del vescovo, delle autorità, quindi del sindaco, del presidente delle ACLI provincia Pesaro Urbino, il mio breve intervento, poi ci sarà anche la proiezione delle varie fasi di lavoro, di costruzione, poi ci sarà la visita alle varie sale, ai vari ambienti e poi ci sarà anche il momento di festa insieme e la pericena è allettata dalla musica per rendere questo momento un momento di festa, di gioia vissuta insieme. Una struttura, ha proseguito Mascarucci, che vuole essere aperta a tutti, grandi e piccoli. In ogni luogo c'è bisogno di aprire le porte a tutti per favorire l'aggregazione, soprattutto i giovani ragazzi hanno bisogno di punti di aggregazione perché anche non hanno altri luoghi per potersi riunire. Questo nuovo centro sia come una fontana per il villaggio, per usare l'immagine che l'immagine di Giovanni XXIII, la comunità parrocchiale diventi appunto una fontana, una risorsa per tutti, senza chiudere il cuore e la porta a nessuno. L'edificio composto e realizzato da legno e cemento armato ha un'estensione complessiva di 1500 metri quadri che comprende i due piani, suddivisi da un salone con capacità di 276 persone, due stanze per l'oratorio, 10 aule tra catechismo e conferenze, un locale a magazzino per la Caritas, una biblioteca e una sala per le lezioni di musica. Negli spazi esterni invece un'area verde e un parcheggio per 15 posti di auto. Importo complessivo del progetto 2 milioni di euro, 1 milione 400 mila finanziati dall'8 per 1000 della CEI, mentre il restante dalla diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Un edificio completamente in legno, quindi ecosostenibile. Inoltre si è fatta la scelta di dotarlo di impianti completamente alimentati da energia elettrica, quindi abbiamo evitato l'uso del gas. Abbiamo impianti di climatizzazione, di ricambio meccanico dell'aria e l'impianto fotovoltaico in copertura. Quindi un edificio che riteniamo sia il più possibile autosufficiente per la gestione energetica, molto importante in questo periodo in cui l'energia è davvero costosa. La struttura aperta al pubblico soddisfa anche i requisiti sul superamento delle barriere architettoniche grazie ad un ascensore interno per i disabili.